Bene, rieccoci con una nuova parte di Polifemo, un Polifemo Summer che vuole esaltare, vuole valorizzare le nostre tradizioni, le nostre categorie produttive, e siamo in quel di Faggiano per la festa della vendemmia giunta all'ottava edizione, una iniziativa per la quale davvero si è spesa tanto l'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano, e siamo appunto con il suo presidente, il dottor Angelo Zanzanella. Allora, presidente, presentiamo questa 2 giorni, 1-2 settembre. Sì, sono 2 giorni con un programma ricco di eventi legati a qual è la nostra attività agricola principale, che è l'uva. Quindi siamo in periodo di piena vendemmia e non per caso abbiamo ideato 8 anni fa questa festa, perché alla fine la vendemmia vuole essere un momento anche di gioia dopo le fatiche quotidiane. Sarà concentrato l'1 settembre su eventi prettamente musicali, con l'apertura con un percorso di degustazione vino con le principali. Abbiamo visto lungo le strade, lungo il corso, le varie postazioni. Sì, ci sono postazioni con diverse cantine, diciamo, dell'Interland, della provincia di Taranto, che hanno voluto partecipare a questo evento, che tende in qualche modo a valorizzare ancora di più qual è la nostra attività agricola principale, che sono le uve, quindi parliamo di vino, e in qualche modo invogliare le nuove generazioni ad intraprendere queste attività che in qualche modo negli ultimi anni andavano un po' scomparendo, ma che si sono riproposte egregiamente in questi ultimi periodi. E infatti proprio il 2 settembre avremo il clou della festa, dove ci sarà la dimostrazione di questa spremitura pigia con la pigiatura delle uve come avveniva una volta, ed sarà fatto proprio dai bambini. Saranno i bambini di tutta la provincia di Taranto, in qualche modo in particolare dell'oratorio della parrocchia di San Crispieri, che ogni anno vuole partecipare attivamente a questo evento. E avremo anche, ci sono dei vicoli legati all'arte, ci sono associazioni come l'associazione L'Impronte Arte e Fantasia, che hanno voluto aderire all'evento e con i propri artisti, pittori, stanno in qualche modo riempendo, diciamo, gli spazi di questi vicoli. Quindi festa della vendemmia significa anche arte, cultura e spettacolo. La sua associazione, presidente, è sempre presente, come è proprio nel nome, nella denominazione, associazione appunto per le tradizioni popolari, ad esaltare quelle che sono le tradizioni, le radici culturali. Voi siete sempre presenti, ora è il periodo della vendemmia, la festa della vendemmia, poi conosciamo bene il presepe vivente, quindi voglio dire, si cerca di far crescere il territorio, perché Taranto, grazie a Dio, non è solo Ilva, perché Taranto non è solo monocultura dell'acciaio, ma Taranto è tanto altro, Taranto è soprattutto altro inteso come legato alla nostra terra, perché quella è la fonte madre. Allora, noi, dicevi bene, alla fine le nostre radici, no, sono quelle magno-greche, e da lì dobbiamo, credo, ripartire, e credo che in qualche modo lo si stia facendo, con fatica, perché ci siamo un pochettino troppo radicalizzati, radicalizzati nell'industria. Oggi abbiamo delle alternative valide e dobbiamo cercarle di sfruttare, che sono nel nostro territorio, nella nostra cultura, ma andando a migliorare quali sono anche i rapporti tra Taranto e la sua provincia. Senti una farfalla, questi fiori non vola più, non vola più. Festa della vendemmia, e beh, siamo con il primo cittadino. Allora, sindaco, un evento che è legato alle tradizioni, alla cultura, al mondo produttivo faggianese. Sì,
Siamo giunti all'ottava edizione della Festa della Vendemmia e la cosa che mi fa veramente piacere è quello che in questi 8 anni ho visto un trend positivo. Siamo arrivati ad avere tanti cittadini che vengono da altri paesi, ma come ben dicevi prima, la Festa della Vendemmia non è solo musica, cultura, spettacolo, ma è soprattutto tradizioni, perché far vedere ai bambini come fa un chicco d'uva a diventare vino credo sia una cosa molto ma molto importante. La filiera. Sì, la filiera del vino. I bambini vedono questo bicchiere di vino a tavola e sicuramente non sanno come si fa per farlo arrivare sulla tavola. Noi riusciamo a far vedere, addirittura a renderli protagonisti i bambini, perché domani sera ci sarà la pigiatura dell'uva, quindi loro sono protagonisti, pigeranno quest'uva, vedranno poi nel torchio come l'uva si trasforma in mosto. Momento di crescita. Esatto, un momento di crescita, ma anche un momento per far staccare questi bambini dalla dipendenza da internet, dai cellulari, perché ripeto, è una manifestazione importantissima. Io veramente faccio gli auguri e i complimenti a questa associazione per le tradizioni popolari, che è la stessa che organizza il presepe vivente di Faggiano, un'associazione che dà il cuore e l'anima per il nostro paese. Noi patrociniamo e supportiamo perché crediamo in questi valori, perché crediamo che il nostro piccolo ma bel paese deve crescere sempre di più. Beh, non c'è solo il vino, ma ci sono le pettole. Le pettole non solo a Natale. Vedete, c'è questo stand con tanto di pettorina, di grembiule anzi, dell'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano. Ora sono bruschette e pettole. Beh, capisco la loro timidezza, la loro ritrosia, ma una volontaria si deve sacrificare. E allora, signora, questa è la Festa della Vendemmia e noi prepariamo qualche cosa di tradizionale, le pettole che sono la nostra specialità, diciamo, del presepe, facciamo le pettole e le friselline. Insieme a tanta buona musica, vari stand, vari punti dove le varie aziende espongono i propri vini. Buonasera a tutti, io sono Margherita Nistri, titolare della cantina Nistri di Faggiano. La nostra è una realtà a conduzione familiare. Produciamo primitivo di manduria doc, negramaro, e questa sera siamo molto felici di essere qui nel nostro paese per poter presentare i nostri prodotti. Sono sempre belle queste iniziative. Che specialità ci fa assaggiare? Allora, parlavamo del primitivo di manduria doc. Stasera il nostro Gesuiti Vendemmia 2017, e oltre al mezzetto che è il nostro negramaro Salento. E allora questo è il primitivo? Questo primitivo Gesuiti, primitivo di manduria doc, Vendemmia 2017, il nostro vino. Il vostro biglietto da visita? Assolutamente sì, per tutto il territorio di Taranto e provincia. È il nostro fiore all'occhiello che cerchiamo di far conoscere non solo in Italia ma anche all'estero. Allora brindiamo, un cin cin e la degustazione. Secondo giorno, due giorni che stiamo seguendo. Beh, dopo aver preannunciato nella giornata di ieri l'evento, chiamiamo così, della pigiatura da parte dei bambini, passiamo a questa seconda giornata. Intanto mi è davvero, mi ha fatto specie, mi è piaciuto questo momento in cui i bambini, pur divertendosi, hanno acquisito una consapevolezza nei beni della natura e quindi nell'uva innanzitutto. Sì, ma lo scopo per la quale è nata questa festa è stato proprio quello: far prendere consapevolezza delle bellezze naturali che abbiamo nel nostro territorio, e in particolar modo la nostra attività principale, che è agraria, che è appunto quella dei vigneti.
Festa della Vendemmia proprio nasce per far divertire i bambini in questa occasione, consapevolezza di ciò che nasce dalla natura, ciò che viene curato con il lavoro della forza umana, ma con doveroso rispetto loro devono avere consapevolezza di pigiare quest'uva in quanto diventa quel vino che poi diventa commercio per le attività produttive del territorio. Molto bello il momento in cui c'erano degli anziani, i quali appunto riversavano, svuotavano i vari raccoglitori di uva e quindi impartivano, diciamo così, quegli insegnamenti, quei rudimenti per la pigiatura. Ecco, questa immagine è proprio un qualcosa di plastico, delle tradizioni che si tramandano di padre in figlio. Sì, infatti rappresenta il passaggio, no? Il passaggio quasi di consegne, no? Dalla persona che ormai per anni ha lavorato nei campi e in qualche modo dà uno stimolo al giovane, al bambino in particolare, che ripeto in questa fase la può vivere solo come una festa, ma che in qualche modo comincia a comprendere cosa significa anche il lavoro, la forza lavoro, che qual è il procedimento per ottenere quel prodotto da noi tanto amato e gustato nelle tavole. E poi effettivamente, poi ripeto, il bambino oggi stasera ad esempio, oltre i tanti forestieri che si sono riuniti qui per assistere a questa pigitura e alla quale hanno fatto partecipare i loro figli, i loro bambini, sono stati presenti i bambini dell'oratorio di San Crispieri, che voglio ringraziare perché da ogni anno partecipano a questa manifestazione. Beh, ieri e oggi, come dire, è il momento della raccolta, dovremmo dire, dei frutti di questa organizzazione per la festa della vendemmia, però evidentemente c'è tantissimo lavoro alle spalle, c'è un'organizzazione che risale a mesi addietro, perché c'è da occuparsi del personale, occuparsi degli eventi musicali, i vari permessi all'interno del comune, considerando anche che si tratta comunque di manifestazioni pubbliche, quindi il rispetto delle varie, ottemperare alle varie normative, la raccolta degli sponsor, la necessità di far sì che ogni anno sia migliore del precedente, almeno lo sforzo, ogni anno, ogni edizione presenti delle novità rispetto alla precedente. Senz'altro, effettivamente questa è una manifestazione che è nata 8 anni fa quasi per gioco, ecco, in associazione si pensava di coinvolgere i bambini a questa sorta di spremitura, pigiatura delle uve. Cominciò con una festa piccola legata effettivamente al discorso pigiatura delle uve da parte dei bambini. Poi pian piano abbiamo cominciato a vedere la partecipazione attiva anche dei genitori e sono stato stimolato ad creare un progetto che ogni anno presento al comune, che ringrazio nella persona del sindaco, dell'amministrazione comunale, sempre pronta a sostenerci con una forte collaborazione anche da parte, ringrazio il comando vigili urbani che sono sempre presenti e ci coadiuvano in nostra iniziativa. Il lavoro forte naturalmente viene fatto da tutti i soci dell'associazione, perché oltre, dicevi, c'è una raccolta di fondi, perché organizzare oggi una festa ha dei costi, considerando anche il momento che vive la realtà di Taranto, dove effettivamente anche chiedere, per dire, un euro ha un peso, per un commerciante è un peso, però fortunatamente
e ringrazio tutti quegli sponsor, quelle aziende che nel piccolo e nel grosso intendono comunque starci. Una forma di affetto verso il territorio. Certo, è un affetto nei confronti dell'associazione, delle persone che ci lavorano per l'associazione, e particolarmente si è creata una famiglia tra presepe, associazione, festa e sponsor e amministrazione comunale. Diciamo che la guida, il locomotore, mettiamola così, è proprio l'Associazione per le Tradizioni Popolari, e proprio esprime una necessità, una volontà di aggrapparci a quelle che sono le nostre origini, le nostre radici, quelle radici che nessun cataclisma tecnologico potrà mai negare, soprattutto in queste realtà dei comuni più piccoli che avvertono forte il legame con il proprio passato. Sì, la nostra, quando abbiamo creato questa associazione, quando è stata creata non da me ma dal presidente onorario Pino Tavolaro, che voglio ricordare anche stasera, che è venuto a mancare prima di Natale. Lo scopo è stato proprio questo: lui che aveva una passione proprio per le tradizioni del territorio, è stato sempre un coordinatore, una persona che ha aggregato, e in questa forma di aggregazione ha voluto attraverso il presepe prima e poi attraverso questa festa infondere nei più giovani quelle tradizioni che fanno parte del nostro territorio ma di tutta la provincia di Taranto. Don Alessandro Giove, parroco della parrocchia Maria Santissima Assunta. La vendemmia anche come valore cristiano del lavoro e come gratitudine al Signore per i frutti della terra. E anche come esempio per gli uomini del lavoro onesto, responsabile, che esige tanto sacrificio e anche tante rinunce da parte della stessa persona e anche di chi sta intorno alla stessa persona. Avere la cura di un vigneto è molto esigente. E l'uva ha in sé, l'uva e il frutto che ne deriva, cioè il vino, ha in sé tanti significati. Basti leggere le pagine dell'Antico Testamento e vedere che è il segno della presenza e della gioia di Dio in mezzo al suo popolo. E poi per noi cristiani l'uva ha un richiamo molto forte, un richiamo sacramentale, perché quell'uva poi viene utilizzata per la celebrazione eucaristica, quell'uva, quel vino poi per la preghiera consacratoria viene convertita nel sangue di Cristo. E poi il significato dell'uva e anche del vino dà il senso della gioia, della fraternità, della comunione, della condivisione. Ecco, i partecipanti, i presenti in questa piazza ne sono un segno molto eloquente. È molto importante, come vediamo questa sera, far partecipare i bambini alle operazioni di pigiatura. È un modo per far comprendere non solo la filiera, diciamo da un punto di vista didattico, della produzione poi finale del vino, ma anche proprio un contatto diretto, una riscoperta del rapporto con la natura. E anche la trasmissione dei valori che erano legati alla stessa pigiatura nei secoli passati, quindi la gioia di lavorare insieme, non più individualmente come può essere oggi il lavoro dell'ufficio, la gioia di mettere a nudo
se stessi, quindi con i propri pregi e i propri difetti, la gioia dello stare insieme, cose che i ragazzi, i bambini oggi sono chiamati in prima persona a vivere, non solo stasera, ma mi auguro che questo gesto della pigiatura sia il primo di una lunga serie di gesti di crescita umana e anche sociale. È in piazza Vittorio Veneto, dove di fronte alla chiesa dove si terrà il concerto, l'evento musicale finale, abbiamo scoperto una peculiarità, dei quadri dipinti con il vino. Siamo infatti con Arianna Greco ed è molto bello quanto scrive, proprio c'è il pannello, l'arte di dipingere usando il vino al posto dei tradizionali colori. È certamente una originalità, un qualcosa di unico. Esatto, anzi sono contenta di ritornare a Faggiano perché per me è la seconda volta e siamo in tema. Lei di dov'è? Di Porto Cesareo, sono comunque pugliese. Siamo qui per la festa della vendemmia, sono qui per la festa della vendemmia, di conseguenza quale miglior colore che quello dato dal vino. E sono opere dipinte effettivamente con vari vini, sia pugliesi che non, perché io viaggio molto e non solo in Puglia, quindi dalla Brasile alla Russia, Miami e via dicendo. E sono dei quadri particolari perché il vino, come sappiamo, cambia nel corso del tempo, tende ad ossidarsi come farebbe in barrique, come farebbe in bottiglia, di conseguenza su tela a contatto con l'ossigeno lo fa più rapidamente. Questo che cosa comporta? Una sorta di quadro di Dorian Gray, perché sono opere che cambiano nel corso del tempo. Tu inizialmente hai il colore dei vini giovani. Le sfumature cambiano, cangianti. Esatto, inebriano e cambiano, non è mai lo stesso quadro, questo fino ad un certo punto, perché una volta raggiunta la fase di maturità il vino viene a raggiungere... Si stabilizza, diciamo. Si stabilizza ed è quello il colore, ecco, che si... Come le è nata questa passione insolita? È una delle pochissime artiste, penso. Sì, nasce da una storia d'amore. Io dico sempre che l'amore muove il mondo, però qualcosa dà sempre, quindi da un ex, perché le storie finiscono ma la passione continua. Il mio ex si occupa di vino, io invece ho fatto liceo classico e poi odontoiatria, e perché... Tutt'altro non... settore. Esatto, però le passioni vanno sempre stimolate, vanno sempre... Assecondate. Sempre. Quindi avevo comunque la passione per la pittura, quindi perché non dipingere usando il vino? Alla fine ciò che facevo con lui erano sempre degustazioni, viaggi con produttori, e visto che il primo esame è l'esame visivo, ciò che balza all'occhio di un artista è esattamente il colore, quindi le prove. Dal sentimento, quindi dall'amore verso una persona, all'amore più eterno, duraturo, quello per il vino. Esatto, per il vino. Per... Tradotto in tela, esportato in tela. Sì, è perché gli amori finiscono, tranne quelli coltivati per l'arte e per ciò che riguarda la persona singola, quindi va bene così. Gridano la sé, gridano la sé, yeah, yeah. Non so se mettere le Jordan oppure le sfide, se spogliare del fumo tritarra col grid, botta l'iscenidori, prosecco col cinci, ti sporca la maglietta questa roba tinci, so per certo che la tipa conquista i frapinci, per due botte sull'iPhone non sai come spinci, siamo passati dalle bottiglie sotto marca d'euro. E qui nella piazzola dove si è tenuta la pigiatura d'opera dei bambini c'è una esposizione da parte del Vespa Club di Lizzano. Siamo col già presidente Antonio Petronelli. Beh, una grande passione, voi portate i vostri esemplari, i vostri mezzi più significativi appunto in occasione degli eventi che sono in grado ovviamente di calamitare maggiore affluenza. Ieri per esempio siamo stati per l'evento chilometro zero e c'era un'altra, non la vostra, non di Vespa, ma altri centauri. E allora parliamo di questa passione. Dunque, a me la passione che mi è nata da piccolo, perché innanzitutto ho incominciato dall'età di 7 anni a lavorare su questi modelli, dopodiché sono entrato proprio alla Piaggio, dove ho lavorato tutto questo periodo fino ad arrivare in pensione. Dunque, quando sono arrivato in pensione, no, posso dirti questo, che ho cercato di fondare questo Vespa Club Lizzano, da cui dopo 2 anni purtroppo ho dato le possibilità
a un'altra persona come presidente. Io magari mi faccio sostituito quando qualche volta non c'è. Sì, queste quattro puttane cercano amore, te, ma non gli do niente, ma non gli do niente. Anche perché non ne ho neanche per me, non dovrei tagliare, ognuno pensa perso. Queste moto sono universali, rappresentano una parte della nostra storia, sono degli autentici esemplari d'epoca, appunto, e nessuna nuova tecnologia, nessun nuovo design potrà mai cancellare. Perché la Vespa è una storia che è nata, da cui noi li curiamo e li rimettiamo in vita, pezzi, modelli vecchi, rottamati che ci portano, e riesco ad assemblarli e metterli in vita, perché deve nascere, deve rimanere così, la Vespa deve rimanere per sempre. Vespa per sempre allora? Sempre. La festa della vendemmia è anche musica, tanti spazi musicali, tra gli altri un giovane rapper davvero promettente, e poi la musica, la tradizione popolare, quella musica che davvero coinvolge la gente, la spinge a ballare al suono appunto dei suoni, delle tradizioni popolari. Questi sono gli Zimbaria e quindi il momento musicale della festa della vendemmia. E da Faggiano ci spostiamo a Leporano per un evento, oramai un evento top dell'estate leporanese, il premio, il bellissimo riconoscimento Donna dei Due Mari. Ma tutto questo dopo gli obblighi pubblicitari.